Benvenuti da TEF Channel News. È sempre più intricata la vicenda che coinvolge il presidente della provincia di Terni, assessori e funzionari. Proseguono le indagini. Sentiamo Paola Costantini. Si aggiunge evento alla tempesta che si è scatenata sulla provincia di Terni. 21 sono i destinatari degli avvisi di chiusura delle indagini condotte dalla Guardia di Finanza e coordinate dal sostituto procuratore Elisabetta Massini. Coinvolti il presidente dell'ente Feliciano Polli, tutta la giunta, e poi ci sono i tecnici, funzionari, dirigenti e sindacalisti di CISL e CGL. Le ipotesi di reato vanno dall'abuso di ufficio al falso ideologico, al peculato, oltre alle minacce, alla diffamazione, ai maltrattamenti intesi come mobbing. Le intercettazioni attraverso le cimici piazzate negli uffici di Palazzo Bazzani e delle utenze telefoniche non fanno che portare acqua al mulino dell'accusa. Al centro dell'inchiesta le 14 assunzioni eseguite senza i requisiti di legge. Sono ora 20 giorni di tempo che i difensori dei 21 indagati hanno per leggere le carte e formulare le controproposte. Ed ora ci occupiamo di maltempo. Dopo il nord, freddo e neve a quote basse si concentreranno nei prossimi giorni. Al centro-sud lo sostiene il meteorologo di 3bmeteo.com Francesco Nucera. Domani in particolare la neve cadrà a quote molto basse sui rilievi del centro, con interessamento di Perugia, Siena, Rieti, L'Aquila, Fiocchi non esclusi anche a Firenze. Nevicherà fino alla pianura su Triveneto e Lombardia orientale, al sud invece oltre gli 800-1200 metri. Conferenza stampa questa mattina a Perugia del presidente della Fondazione Cassa di Risparmio, Carlo Colaiacovo, sull'attività 2012 e le prospettive future. Non è ancora la presentazione del bilancio consuntivo del 2012, appuntamento previsto come norma per il prossimo mese di aprile, ma all'inizio dell'anno nuovo la Fondazione Cassa dei Risparmi di Perugia ha illustrato alla stampa il consuntivo dell'attività svolta nel corso del 2012. Nel pieno rispetto degli indirizzi fissati nel piano triennale, ha detto il presidente della Fondazione, Carlo Colaiacovo, si è proceduto innanzitutto nell'ottimizzazione delle rendite e degli investimenti, al fine di poter disporre di maggiori risorse da destinare agli scopi sociali, culturali e assistenziali che caratterizzano l'attività istituzionale della Fondazione. In particolare è partita l'iniziativa del microcredito, rivolta a soddisfare le esigenze di privati e di imprenditori in emergenze economiche e sociali. Inoltre, la Fondazione Cassa di Risparmio si è dimostrata particolarmente sensibile nei confronti delle popolazioni umbre colpite dall'alluvione del 12 novembre scorso, con un intervento concertato con la Consulta delle Fondazioni Umbre. In presenza di una buona performance dei mercati finanziari internazionali, la Fondazione, ha annunciato il presidente Colaiacovo, è riuscita ad ottenere nel 2012 un avanzo di esercizio di circa 14 milioni di euro da destinare alle attività istituzionali. Tra le attività più significative del 2012, la Fondazione Cassa dei Risparmi di Perugia ha partecipato al progetto di recupero e restauro dell'auditorium del Centro Congressi di San Francesco al Prato a Perugia. E sentiamo a questo proposito anche l'opinione di oggi, che è quella di Carlo Colaiacovo, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, che sottolinea la portata dell'investimento finanziario della Fondazione. Beh, io ritengo che, come lei ha visto, Unicredit è uno degli istituti maggiori d'Italia, presente con tantissimi sportelli nel mondo, ed è una istituzione creditizia così importante che, laddove noi, visto che abbiamo una quota consistente di capitale sociale più del 0,5, che sembra piccolo in numero ma è molto importante,
quindi noi abbiamo siamo tra coloro che hanno diritto ad avere un membro nel consiglio di amministrazione, e quindi a rotazione credo che la prossimo rinnovo toccherà Perugia. Quindi ecco, noi riteniamo che anche l'offerta posta ai sottoscrittori, cioè a coloro che detengono azioni in opzione, era tale che non potessimo sottrarci, ecco, perché altrimenti avremmo avuto una penalizzazione finanziaria. Quindi noi abbiamo aderito, e sicuramente questa adesione che noi abbiamo fatto è stata virtuosa e positiva, ecco, quindi ci ha consentito di poter avere azioni a circa 1,90 eccetera, che oggi valgono tranquillamente più di 4, quindi abbiamo avuto sicuramente anche da questo punto di vista un piccolo successo, però precedentemente avevamo avuto delle perdite che messi insieme ancora non abbiamo recuperato tutto, ma mi auguro che presto potremo riuscirci. Nella notte tra sabato e domenica i soliti ignoti, anche se si spera che restino tali per poco, hanno preso di mira il traliccio di Montarone di Montecucco nel comune di Sigillo, portando via gli impianti di alcune importanti emittenti televisive che hanno sede e operano nella nostra regione, oltre che a livello nazionale. Un furto che ha avuto conseguenze pesanti sul piano economico, oltre che su quello pratico, dal momento che ha oscurato, almeno per un'ora, tutti quei territori umbri che venivano, come si dice in gergo, dalla strumentazione installata sul massiccio montuoso. Secondo le prime informazioni sono state prese di mira le seguenti emittenti: Teleradio Gubbio, TRG, Canale Italia, Umbria TV e la nostra emittente TAF Channel. Stando alla valutazione fornita da un'azienda del settore, il valore del materiale rubato ammonterebbe ad oltre 100.000 euro. E questa mattina, a un mese e mezzo dalle elezioni per il Parlamento, sono state presentate le candidature per Camera e Senato del Partito Democratico dell'Umbria. Il Partito Democratico dell'Umbria si accinge ad affrontare la prova delle urne del 24 e 25 febbraio per il rinnovo del Parlamento, con la consapevolezza della presenza radicata del PD sul territorio regionale e della qualità dei propri candidati, in parte usciti anche dal responso delle primarie. A un mese e mezzo dalle elezioni, questa mattina la presentazione ufficiale della lista dei candidati umbri per Camera e Senato presso la sede regionale del partito. 16 candidati, 9 alla Camera e 7 al Senato. Per la Camera la capolista Marina Sereni, al secondo posto il vincitore delle primarie umbre, Giampiero Bocci, poi Giampiero Giulietti, la new entry Anna Ascani, Walter Verini, Emanuele Trappolino, il segretario regionale Lamberto Bottini, Joseph Flagello, Alida Nardini. Per il Senato capolista Miguel Gotor, Gianluca Rossi, Nadia Ginetti, Valeria Cardinali, Giuliana Falaschi, Nicoletta Valli e Carlo Ottoni. Il tema principale che noi cercheremo di affrontare è il tema del lavoro. Il lavoro e della crescita, perché credo che siano i punti centrali che riguardano il nostro paese. Senza crescita è difficile ragionare di lavoro, ma non si può ragionare di altro se non di lavoro, perché è il vero tema che oggi riguarda le famiglie giovani e che, come dire, costituisce il problema principale dell'Italia. E in linea con lo slogan lanciato da Bersani a livello nazionale, l'Italia giusta, abbiamo chiesto al segretario regionale qual è per il PD l'Umbria giusta. Ma l'Umbria giusta è quella che, come dire, attenua ed è un impegno costante le diseguaglianze che ci sono anche nella nostra regione. E questo vale sempre, soprattutto in momenti di difficoltà. In momenti di difficoltà anche gli sforzi devono essere proporzionali alle possibilità, e noi opereremo in questa direzione. Pagina di economia e lavoro, in apertura il turismo. Secondo i dati forniti dalla regione dell'Umbria arrivano buone notizie sul fronte turismo nella regione a novembre. Paola Costantini. A novembre 2012 ci sono stati in Umbria 126.621 arrivi e 291.683 presenze, con una crescita percentuale del 23,83% negli arrivi e del 14,10% nelle presenze rispetto allo stesso mese del 2011. Lo dicono i dati forniti dal Servizio Turismo e Promozione Integrata della Regione Umbria, pubblicati nel portale istituzionale. Relativamente invece ai dati del periodo gennaio-novembre 2012, gli arrivi hanno registrato una flessione dello 0,83%,
le presenze del 2,32% rispetto allo stesso periodo del 2011. Lo scorso mese di novembre sono stati soprattutto i turisti italiani a scegliere l'Umbria come meta di viaggio, mentre tra i turisti stranieri si è registrato un calo sia negli arrivi sia nelle presenze. In tutti i comprensori si registrano variazioni positive, ad eccezione di un calo di presenze nei comprensori Amerina ed Orvietano. Bene gli esercizi alberghieri, con un aumento complessivo del 16,39% negli arrivi e del 14,26% nelle presenze. Per quanto riguarda il settore extra alberghiero, si è avuto un incremento complessivo del 54,88% negli arrivi e del 13,82% nelle presenze. Alla presenza del sindaco Alfio Todini è stato inaugurato a Marsciano l'impianto fotovoltaico del Palazzetto dello Sport. Paolo Pianigiani. C'è un record a cui Marsciano tiene moltissimo e che tende a consolidare sempre di più: quello del più alto utilizzo degli edifici pubblici per la produzione di energie rinnovabili, in particolare dal fotovoltaico. Un primato che a livello regionale sarà sicuramente rafforzato grazie all'entrata in funzione del nuovo impianto per la produzione di energia elettrica realizzato sulla copertura del Palazzetto dello Sport marscianese. Una scelta che il sindaco di Marsciano, Alfio Todini, ha fortemente ribadito nel corso della cerimonia inaugurale, motivandola sia da ragioni ambientali sia soprattutto da ragioni economiche, perché così consente sensibili risparmi sulla bolletta elettrica a carico dell'amministrazione comunale. Davanti ai membri della giunta municipale, ai progettisti dell'impianto fotovoltaico e agli studenti del nuovo indirizzo di meccatronica dell'Istituto Scolastico Luigi Salvatorelli, il sindaco ha anche annunciato un ulteriore progetto volto al risparmio energetico: il piano di ammodernamento della parte più vecchia della rete di illuminazione pubblica del territorio comunale, che si compone di oltre 5.000 punti luce. Un intervento che sarà presto realizzato per migliorare la qualità del servizio e abbattere i costi di esercizio. Paolo Pianigiani, TEV Channel News, Marsciano, Perugia. Come di consueto, diamo uno sguardo ai mercati finanziari. A Piazza Affari, il FTSE MIB della Borsa di Milano è in rialzo e guadagna al momento lo 0,01%. Ci spostiamo in Europa, il DAX di Francoforte al momento è negativo e cede il 0,34%, l'FT di Londra meno 0,08%, il CAC di Parigi meno 0,22%. Le borse americane, vi forniamo la chiusura del Nasdaq che ha chiuso le contrattazioni alle 23:15 ora italiana in ribasso dello 0,46%, la chiusura del Nikkei è in rialzo dello 0,72% alle 7:20 ora italiana. A Bevagna, nell'aura antica della chiesa duecentesca di Santa Maria Laurenzia, si è aperta ufficialmente la 15ª edizione di Incartis Mevanie. Ce ne parla Valentina Baldoni. A Bevagna, all'interno dell'antica chiesa duecentesca di Santa Maria Laurenzia, è in corso la 15ª edizione della mostra Incartis Mevanie. La manifestazione è cresciuta moltissimo, sia in qualità sia in termini numerici. Ha un apprezzamento a livello nazionale notevole. Parliamo della Biennale di Venezia, della collaborazione con l'Accademia delle Belle Arti. Quindi per noi è un vanto e un privilegio poterla ospitare nella nostra cittadina. Tema di quest'anno l'elemento aria, che fa da motivo ispiratore alle opere eseguite su carta bambagina da 40 artisti provenienti da tutta Italia. È una carta che viene fatta interamente con degli stracci. E il risultato finale sono le opere degli artisti in una mostra come questa, dove una parte, un'opera andrà musealizzata in quella che è la collezione del comune di Bevagna, un'altra invece viene restituita dall'artista. Sono state chiamate a collaborare 4 accademie di belle arti e si è attivato un collegamento diretto con il padiglione Italia della prossima Biennale di Venezia. Anche quest'anno, accanto a maestri di chiara fama, sono stati introdotti nomi meno noti di giovani artisti che propongono una riflessione e costituiscono un osservatorio indispensabile per analizzare le nuove tendenze e le nuove ricerche. In un'Italia che ha dimenticato il proprio valore culturale,
culturale del patrimonio artistico, noi riscopriamo le accademie di belle arti, e riscopriamo le gallerie, riscopriamo l'idea stessa della creatività. L'aria come elemento dinamico che muove tutto ciò che è statico e fermo e che riempie gli spazi vuoti, quasi una sorta di provocazione che è anche speranza che sia l'arte come un soffio, un vento e una tempesta a dar cambiamento vero e radicale al nostro paese. La mostra si può visitare fino al 26 gennaio. I solisti di Perugia saranno in concerto venerdì prossimo nella chiesa di San Pietro a Perugia. Sentiamo Marcello Migliosi. Appuntamento tra musica e solidarietà con i solisti di Perugia. L'ensemble cameristico umbro sarà infatti protagonista di una serata venerdì 18 gennaio presso la Basilica di San Pietro in Perugia, durante la quale sarà presentata e saranno raccolti fondi per l'associazione Il Coraggio della Paura, nata per tutelare con continuità le donne e i minori, offrire assistenza psicologica e consulenza legale alle vittime di abusi e soprusi di ogni genere. L'associazione sta muovendo i primi passi in queste settimane e il concerto dei solisti sarà la prima occasione per presentare alla cittadinanza questa nuova realtà. Un appuntamento con ingresso ad offerta libera di grande prestigio, quello con gli archi perugini insieme ai musicisti umbri. Si esibirà infatti l'oboista Thomas Indermühl, concertista svizzero di fama internazionale. In programma il concerto grosso di Antonio Corelli, il concerto in La maggiore di Antonio Vivaldi, e che saranno intervallati dal concerto in Do maggiore per archi, Prete Rosso, e dal concerto per oboe e d'amore La maggiore di Johann Sebastian Bach, con Indermühl sul palco al fianco dei solisti di Perugia. Una delegazione di Perugia, Sisi, capitale per la cultura 2019, ha partecipato all'inaugurazione di Marsiglia 2013. Ancora Marcello Migliosi. Perugia Sisi 2019 ha partecipato alla inaugurazione ufficiale di Marsiglia 2013 in Francia in occasione della cerimonia ufficiale di apertura delle celebrazioni per il suo anno di capitale europea della cultura. L'inaugurazione ufficiale si è tenuta presso il Museo delle Civiltà dell'Europa e del Mediterraneo, il MUCEM, ideato dall'architetto francese Rudy Ricciotti. Nel corso della cerimonia sono intervenuti il sindaco di Marsiglia Jean-Claude Gaudin, il ministro della cultura francese Aurélie Filippetti, di origini umbre e nominata lo scorso novembre cittadina onoraria di Gualtro-Tadino, il presidente della Commissione europea José Manuel Barroso, il sindaco di Aix-en-Provence, città gemellata con Perugia, Marisè Massini. In rappresentanza di Perugia Sisi 2019, una delegazione della Fondazione e per il Comune di Perugia l'assessore ai beni culturali Giovanni Tarantini. Gli interventi delle istituzioni hanno ricordato in maniera unanime come la cultura sia essenziale per la crescita dei paesi europei e elemento trainante per l'Europa del presente e del futuro. Pagina sportiva che apriamo con il volley maschile di Serie A. Coach Boban Kovac commenta il buon periodo della sua squadra e oggi la Sir Safety Perugia riprende la preparazione. Paola Costantini. Da oggi si pensa a Verona. La Sir Perugia riprende la preparazione settimanale in vista della trasferta di domenica nella quarta giornata del girone di ritorno della Serie 1, che ha portato nei primi tre appuntamenti 7 punti, 10 se si considerano gli ultimi 4 match di campionato con la vittoria con Cuneo nell'ultima di andata. Questo è il ragguardevole bottino della Sir Safety Banca di Mantignana Perugia, che con il 3-1 di domenica ai danni della BCC NEP Castellana Grotte si è portata a quota 23 al sesto posto in classifica braccetto con Latina. Il Pala Evangelisti si sta rivelando un autentico fortino per Capitan Vujevic e compagni. In 8 incontri casalinghi, infatti, solo i campionissimi di Trento sono usciti vincitori dall'impianto di Pian di Massiano. Tutte le altre avversarie hanno invece pagato dazio, anche se i Black Devils devono ora migliorare il loro cammino fuori casa, finora solo una vittoria per 3-2 proprio a Castellana Grotte. Ed il calendario propone ora un doppio turno esterno, prima a Verona e poi a San Giustino. Il pensiero dell'allenatore della Sir, Kovac, va al prossimo confronto al Pala Olimpia. Verona è una squadra con parecchie qualità individuali che dovremo essere bravi a limitare. Dobbiamo prepararci bene, essere dei guerrieri in campo, come abbiamo fatto il 6 gennaio a Trento.
Parliamo ora di calcio di prima divisione. Nel periodo no, sia Gubbio sia Perugia attendono il derby per trovare la prestazione del riscatto. Sentiamo. Questa volta sarà lo stadio Barbetti di Gubbio ad ospitare il match tutto umbro del girone B del campionato di prima divisione. All'andata, il 16 settembre scorso, erano stati i Grifoni ad aggiudicarsi il derby per 2-0. E se quella era soltanto la terza giornata di campionato e le partite erano ancora tutte da giocare, ora le cose sono cambiate. Domenica al Barbetti scenderanno in campo due formazioni più agguerrite che mai e l'obiettivo da entrambe le parti sarà vincere. Il Perugia è infatti re reduce dalla sconfitta casalinga contro l'ultima della classe, il Barletta, ma gli ugubini hanno ancora più fame di vittoria perché sono reduci da una striscia negativa di risultati, 4 sconfitte e solo un pareggio in 5 partite. La formazione rossoblu è stata anche condizionata fortemente dalle assenze tra i titolari, tra infortuni e squalifiche, per questo il presidente Fioriti ha affermato che non si può rimproverare più di tanto né squadra né allenatore, ma al tempo stesso sprona i suoi perché dice non c'è partita migliore di un derby per il riscatto. È il patron rosso-blu a farsi portavoce di tutto il gruppo, compreso il resto dello staff dirigenziale che in questa settimana pre-derby resterà in silenzio stampa. La squadra invece da giovedì sarà in ritiro per recuperare la massima concentrazione. Contro il Perugia rientreranno gli squalificati Guerri e Briganti e tra gli infortunati torneranno disponibili Capitan Sandriani, Palermo, Radi, Giuliacci, Paceco e Scardina. È tutto per questa prima edizione di TEF Channel News. Io vi ringrazio per averci seguito e a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Un saluto da Antonio Sanò di ilmeteo.it, dove la il fa la differenza. Vediamo le previsioni per martedì 15 di gennaio, quando sull'Italia ancora agisce il ciclone Morgana. I venti sono sud-occidentali, quindi un po' meno freddi delle giornate precedenti, ma da ovest arriva una seconda perturbazione, quindi il secondo impulso di aria fredda polare, quindi nel dettaglio al nord Italia le nevicate soprattutto sulla Liguria di Levante a 100-200 metri, anche alle porte di Genova dove i venti diventano di tramontana scura e la neve sulle Alpi e le Prealpi a bassa quota sulla Lombardia e il Veronese Vicentino. Al centro Italia le piogge soprattutto sulle regioni tirreniche e sulla Sardegna, anche qualche temporale, la neve a 600-700 metri. Al sud inizialmente ancora condizioni di maltempo, soprattutto Campania, Calabria, Sicilia e Salento con temporali e neve però solo in montagna. Attenzione perché dalla sera i temporali si intensificano sulle regioni centrali, sulla Campania, sulla Sicilia, con neve in drastico calo, anche a 200-300 metri sulla Toscana, sull'Umbria, sul Lazio e a 600 metri su Campania, Calabria e Sicilia, con forti temporali. In arrivo il maestrale anche violento sulla Sardegna. Un saluto da Antonio Sanò di ilmeteo.it.